Giunto mezzo settembre, in tempo di primi rinfrescati, a Totò gli tocca arrivare là, iso pigri. Per cercare roba da mangiare, l'animale gola nos uenti sino ai piedi del renoso, tanto ciò la attipa per andare a trovarli. Qui era un tappiano di guate, valaro, eravamo trovati qui a Punta Capella, a Vontana, e valemo in Giargono, il plateau di Giargono, e ci udimo. E domattina arrivaremo qua giù. Ce ne potevano un'ora e mezza a fare là. Ma stanno bene quest'anno, erano belle, appuite tutte, sono belle le pigre. E sono state 80 giorni quasi. Pegori Totò ha più di 200 in montagna e ne ha legato attorno a 200 in piedi. Stuso di montagnera, Elu l'ha sempre conosciuto. Prima Goso Babbo e poi dopo con altri. Per esempio, direte a Babbo, ha preso a mula, pegore, a diagra, a caccia, le pegore, sempre. E dopo Babbo è morto, ho 17 anni, due cure, e ho continuato. Ho portato dopo con gli amici, i cugini, ma lui tati. È dura, ma che mi vuole? Ora sono obbligato a continuare? Che mi va? Poi non mi fa strafare, continuiamo. E tu mi hai la passione della montagna, allora, curiamo sempre. Con la di noi, per passare belli stondi con gli amici. Certi come Julien, l'accompagnano di poi anni e anni, che in questo mistero qui c'è sempre bisogno d'aiuto. E curiamo tutte l'anno per montagnere, per l'impiadiera, dare una mano, perché è un mistero di vigile, e cioè sei coraggioso per montagnare roba tutte l'anno. Per la pecora di assai meglio, perché passa tutta la stagione calda in montagna, o fresco. E per ulate, e si risente in ulate, e una trasformazione di ulate. Si compierà domattina o via d'usina a piedi. I pecori passeranno a notte in doso gompolo e poi saluteranno un'ultima volta iso montagni dese di Ghisoni, sperando di ritrovare torna un'entrata.